Io sono contento perché il suo pensiero, il mio, è il pensiero di Maroni e deve essere il pensiero di tutta la Lega. Io, devo dire, ho fatto una sparata. L'ho fatta al comizio di Treviglio. Anzi, io mi sono scusato anche con Gesù per sta roba qua. M'hanno detto di quelle parole, m'hanno detto di quelle parole per il fatto di essermi scusato, che voi non avete un'idea. Però io so una cosa, io sapevo che avrei subito, ma ho rimesso insieme il movimento. Da allora nessuno più ha parlato di divisioni, perché si è pensato a cose politiche e non le diatribe interne per le questioni di posti. Poi mi scuso, e lo faccio veramente, perché l'aver parlato e ho sbagliato sul piano personale, non sul piano politico, ho sentito una botta che girava, ma l'è grosso ormai, Nunzio la regge, mi ha impedito di dire tutto quello che invece penso sull'immigrazione, che pensavo dovessero essere delle cose ormai disperse, ormai che non hanno più un senso. Però purtroppo, quando io accendo la televisione, quando leggo il giornale e sento 100, 200, 300, 400 che stanno arrivando, io riesco a incazzarmi ancora, non lo so voi, ma io mi incazzo. Mi incazzo perché sono sempre arrivati. Però un tempo c'era il respingimento e l'arresto perché è il reato di immigrazione clandestina. Oggi vive il buonismo e questa è una cosa che veramente non mi va giù. Al di là dei discorsi del Papa, quello con cui ce l'ho è il perbenismo dei poveretti, dobbiamo prenderli. Questo non lo sopporto nella maniera più assoluta. Prima Bossi ha parlato del problema occupazione, perché poi gli stessi che si preoccupano dell'occupazione dei nostri cittadini dicono venite, ma se ce ne abbiamo 2 milioni regolari e di questi 2 milioni 600 mila se non sono senza un posto di lavoro, a chi diavolo vanno a rubarlo il posto di lavoro se non a noi? Ieri sera c'era qua Matteo Salvini che diceva non è vero che gli italiani rifiutano certi posti di lavoro, oggi prenderebbero qualunque cosa, purtroppo. E chiunque arrivi in più ruba un posto a casa nostra. Ma gli stessi ben pensanti, che sono poi cattocomunisti, non so come diavolo si chiamano, sono gli stessi che si lamentano se c'è il ticket per la sanità, se aumentano le addizionali in regione, se le aumentano nei comuni o nelle province. Ma qualcuno si è chiesto a cosa servono quelle addizionali, quei ticket? Per pagare l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, l'asilo, le scuole e tutto il resto a persone che non hanno contribuito con un euro per quello che oggi ricevono. E oggi abbiamo il ministro della disintegrazione, no scusate, di integrazione, ho sbagliato, che dice diamo lo ius soli. Ma sapete cos'è lo ius soli? Che nel momento in cui uno nasce a casa nostra, anche figlio di irregolari, diventa cittadino italiano e quello sarebbe il male minore. Quando lui diventa cittadino italiano, automaticamente dà il permesso di soggiorno ai genitori irregolari, che diventano regolari. I genitori regolari possono far venire e regolarizzare tutti i parenti di secondo grado, cioè mamma, papà, cioè nonni, nonni, fratelli, sorelle. Se questi hanno raggiunto l'età della pensione di anzianità, gli diamo anche la pensione senza che abbiano dato una lira. Ma siamo matti! Guarda,
ma gli stessi perbenisti si lamentano della sovrappopolazione delle carceri, che sono maltrattati, e hanno fatto talmente tanta caciara che questo governo illuminato ha fatto un decreto legge per cui per quelli che hanno ancora 5 anni di pena da scontare, li vanno a scontare a casa. Non sto parlando del furto, delle cazzate, fosse anche un omicida, purché non sia un brigatista, un terrorista, gli ultimi 5 anni li fa a casa. E avete letto recentemente di quel soggetto pedofilo a cui la Corte d'Appello ha consentito di ritornare a vivere al piano di sotto della bambina di 13 anni che lui aveva torturato. È una cosa pazzesca. Però ci dicono che sono troppo piene le carceri. Benissimo, metà della popolazione carceraria è costituita da extracomunitari. Ho sentito una bella indicazione l'altro ieri da Alfano: facciamo pagare la retta carceraria ai paesi d'origine. Dov'è? Va a cercare in Egitto, in Marocco, in Siria e tutto il resto. Io dico solo una cosa: vadano a scontare la pena a casa loro, non solo per i costi, perché il carcere a casa loro è veramente una pena vera e propria. Poi vedremo come andrà a finire, ma il governo in questo momento francamente lo vedo messo molto male. Io oggi ho fatto un pochino di ricognizione sullo stato dell'arte, però ci sono due ipotesi. Uno, chi sostiene il governo, e oggi non ci sono più i numeri per sostenere un governo. Due, c'è l'ipotesi che dia il reincarico a Letta bis piuttosto che a qualcun altro. Non ci sono matematicamente i numeri per sostenere qualunque altro governo, neanche attraverso la compravendita dei parlamentari che stanno cercando di fare. L'unica risposta sono le elezioni subito. Poi è chiaro che la Lega potrebbe essere interessata solo marginalmente a un discorso elettorale. Ieri sera Matteo faceva un discorso: vale la pena o no di andare a Roma? Io l'ultima carta me la giocherei in termini di alleanze. Me la giocherei col PDL, me la giocherei col PD, me la giocherei anche con Grillo se dovesse servire. Sei tu disponibile a darci l'indipendenza dalla Padania? Sì o no? E facciamo l'alleanza. Punto. Quella è l'unica strada che noi possiamo percorrere. Diversamente, ragazzi miei, l'unica altra strada è tornare al 96. Ragazzi miei, guardate, io ho visto tante volte secessione, sapete le volte che sono partito all'attacco, mi giravo e il battaglione non c'era più, ho preso un sacco di legnate. Io sono disponibile a farlo anche oggi, ma a condizione poi che non armiamoci e partite, armiamoci e partiamo. Ho sentito un bel discorso di Umberto dalla Valtrompia che per me ha avuto l'effetto più forte del Viagra quando ho sentito certi discorsi che lui faceva. Però io sono convinto anche di una cosa, che forse noi nel 96 avevamo sbagliato il momento storico. La gente, quando ancora nel piatto c'ha qualcosa, non è pronto a rinunciare a quel qualcosa. Oggi non ci resta più neanche il piatto, non quel qualcosa. E quindi forse i coglioni per farla veramente, la rivoluzione stavolta ce li abbiamo. Buona serata a tutti e viva la Varseriana!